Ciao a tutti, oggi sono qua completamente struccata per fare un nuovo Get Ready With Me, visto che il precedente video vi era piaciuto molto. Ho pensato di ripropormi questa tipologia di video perché recentemente su Instagram, quando magari postavo dei piccoli video foto del mio trucco, in tantissime mi avete chiesto più video sul make-up. Faccio così perché sapete che io non sono un'esperta, sono molto così alla mano, faccio quello che mi viene, che penso possa starmi bene. Quindi non aspettatevi un vero e proprio tutorial, anche se ci ho provato sul blog, magari vi lascio il link nelle schede qua sotto in descrizione. Ho tante cose di cui vorrei parlarvi, quindi iniziamo immediatamente. Per prima cosa vado a stendere il primer occhi, questo di Urban Decay, è tipo la mia salvezza visto che ho le palpebre un po' oleose. Voi come state? Perché mi fa piacere sentire anche le vostre storie, che cosa fate, insomma, non abbiamo molte occasioni per sentirci e parlare. Io sto affrontando un momento abbastanza stressante della mia vita, presto saprete perché. Intanto vi dico subito che ho intenzione di fare un trucco sul viola perché mi piace particolarmente, utilizzerò la palettina di Nabla, la Dreamy, e qualche altro ombretto sempre di Nabla, questa è una palettina che mi sono composta io. Ci sono in particolare tre colori che adoro. Intanto mi sono già dimenticata la cosa più importante. Ve lo ricordate questo cerchietto? Fatemi sapere se qualcuno di voi se lo ricorda. Comunque, vi stavo dicendo che sto affrontando un periodo molto stressante e mi sono ritrovata a pensare più di una volta all'ansia. Volevo farci un video dedicato e probabilmente prima o poi troverò il coraggio di farlo. Sapete che non mi sento molto a mio agio a parlare di ansia. Avevo cominciato a parlarne sul blog tanti anni fa, però non è qualcosa che mi fa sentire a mio agio qua sul canale in questo momento. In particolare non mi riferisco all'ansia in generale per ogni cosa, ma all'ansia sociale che si fa più presente per me in certi periodi. Maggiormente avendo un canale YouTube, perché comunque mi espongo particolarmente con il canale e mi espongo soprattutto al giudizio degli altri, che sono persone che conosco, ma tantissime altre no. Ed è una cosa che spesso mi destabilizza. Io cerco sempre di rimanere molto positiva, molto tranquilla. Cerco di non abbattermi, di non lasciarmi prendere da questa situazione, dalle mie emozioni, però a volte è veramente molto difficile. Non so se il giudizio degli altri a spaventarmi o il modo in cui questo giudizio viene espresso, perché non sempre nei commenti le persone sono gentili. Io poi sono abbastanza permalosa e quindi tendo a prendermela per cose magari anche sciocche, anche perché nei commenti, nei messaggi che mi scrivete, spesso il tono con cui vengono chieste delle cose, con cui si dicono delle cose, è un po' a interpretazione, cioè non si capisce, quindi io penso sempre al peggio. Gli ombretti che vado ad utilizzare adesso sono Lotus, che è questo rosa molto freddo. Vado poi a intensificare un pelo la fine dell'occhio con Eresia, penso si chiami, comunque è questo viola molto scuro. E poi al centro metto Alchemy, che è tipo salvavita, cambia qualsiasi tipo di trucco. Comunque, perché ho tirato fuori questa questione? Perché in tanti mi scrivete spesso che avete problemi di ansia sociale, tipo chiamare per telefono degli sconosciuti, fare amicizia all'università, avere proprio ansia di parlare a persone sconosciute e situazioni simili. Sono tutti episodi di ansia sociale, possono essere dovuti a una forte timidezza, ad essere introversi come non, e nonostante ci si senta spesso soli in queste occasioni, in realtà una persona su 10 soffre di ansia sociale. Quindi è una cosa più comune di quello che sembri, e spesso una cosa che ho notato io, magari si ha paura ad approcciarsi a delle persone nuove, magari anche queste hanno i nostri stessi problemi. Quindi poi quando si va a conoscere meglio certe persone, vengono fuori queste questioni, fa un sacco ridere. Tipo a me più di una volta è capitato che dicessi tipo scusa se ti disturbo, non vorrei disturbarti, e magari anche l'altra persona no, ma anche io avevo paura di disturbarti, quindi non ti ho scritto per questo. Si creano queste cose qua. Quindi siate più sereni, veramente. Lo so che magari
È più facile a dirsi che a farsi, però se state sereni e cercate di mettere da parte la paura di essere giudicati in maniera negativa, andrà tutto meglio, anche perché la gente, molto sinceramente, ha di meglio da fare che mettersi a giudicarvi, a fissarvi, a notare ogni piccolo difetto che voi notate in voi stessi. È una cosa che mi ripeto continuamente anche io quando magari ho paura a fare qualche cosa perché non mi sento sicura di me stessa, mi vedo mille difetti. Questi difetti in realtà la gente non li vede. Una cosa che a me personalmente aiuta tanto, in situazioni potenzialmente pericolose che mi provocano ansia, è l'essere organizzata, avere un piano di riserva sempre. Ad esempio, se devo andare in un posto che non conosco, cerco di informarmi molto bene, ad esempio, su come arrivarci, su come tornare indietro, se devo prendere dei mezzi pubblici, tutti gli orari, avere la tabella sotto mano. Se ad esempio devo mangiare in un posto in cui non sono mai stata, cerco di informarmi prima, su che cosa posso ordinare, che cosa fanno. Vi cerco sempre di avere un quadro generale, di informarmi il più possibile in modo, perché spesso accadono imprevisti, quindi non voglio essere impreparata. Avere il senso di controllo su una situazione che è potenzialmente dannosa mi fa stare bene. Sapere di poter avere il controllo su vari imprevisti, su quello che potrà succedere, mi aiuta tantissimo a rimanere più rilassata e a gestire meglio il mio umore, la mia ansia in generale. Soprattutto se la situazione a rischio è una situazione in cui bisogna fare qualcosa davanti a qualcuno. Non so voi, ma è micidiale per me. Un momento di apprezzamento per il mio ombretto perché è bellissimo. Alchemy è bellissimo. Quando io devo fare qualcosa davanti a qualcuno, che può anche essere semplicemente tirare la palla da bowling andando al bowling con gli amici, mi mette ansia. Non esagerata, ovviamente, però per farvi un piccolo esempio, fare qualcosa davanti a qualcuno è spesso motivo di agitazione. Poi magari fatemi sapere se accade anche a voi o meno. Quello che cerco di fare io è pensare di essere da sola o in quel preciso momento di avere attorno a me persone che conosco, di cui mi fido tanto, quindi cercare di non focalizzarmi sul parere di estranei. Oppure, se mi capita di fare una figuraccia o qualcosa dovesse andare storto, penso, tanto questa è gente che non mi rivedrà, non si ricorderà di me, magari non mi sta neanche guardando. Cerco sempre di immaginarmi questo, perché sennò entra nel pallone. A questo punto, visto che ho fatto gli occhi, vado di mascara, ne ho preso uno nuovo, l'ho provato una volta e sono rimasta tipo wow. Questo mascara è di Chanel ed è Le Volume de Chanel, per l'appunto, il colore è il nero. Ma prima, ecco, mi stavo dimenticando, applico comunque il primer di Dior, ve l'avevo fatto vedere anche nel precedente video, questa è una mini size, il Dior Show Maximizer 3D, è una base per ciglia con cui mi sto trovando molto bene. Ansia a parte, volevo dirvi che presto arriveranno dei video dedicati alla libreria, perché sto rivoluzionando un po' di cose qua in camera, è un casino, ci sono montagne di cose in giro, è veramente imbarazzante. E ho fatto dei cambiamenti anche alla libreria, quindi mi avete chiesto in tanti un video sulle graphic novel, quindi presto arriverà. Allora, questo è l'effetto con una passata sola. Non so quanto si vede perché ho proprio la luce in faccia, però a me sembra di avere le ciglia finte. Cioè, proprio le vedo belle allungate, un pelo più strong del mio normale. Però mi piace molto come effetto, soprattutto rapportato a di qua. Adesso qua verrà sicuramente un disastro perché non so per quale motivo ho le ciglia un po' sfigate da quest'altra parte. Cioè tendono a raggrupparsi. Non so perché, o ci dormo troppo su questo lato la notte. Madonna, ho le ciglia bianche, non so se si vede. Comunque, il discorso iniziale sull'ansia, perché è nato? A parte i commenti, a parte il confronto, diciamo, con la realtà di oggi, lo stare sui social a me piace, nel senso, mi piace poter parlare con qualcuno anche a distanza, mi piace poter condividere
alcune cose, ma allo stesso tempo non mi piace il confronto che a volte si crea fra le persone. Io cerco di non paragonarmi mai ad altri perché so comunque che sui social si vede soltanto una faccia di una persona, non la si può conoscere appieno. Spesso si crea una sorta di invidia. In realtà si vede soltanto una parte di quella persona, cioè non è tutto rose e fiori, e questo capita anche con le persone che magari ho avuto modo di conoscere magari anche di persona e magari sono miei colleghi, tra virgolette, qua su YouTube. Sapete che non sono una persona competitiva, ma queste persone spesso sì, quindi io ci rimango molto male, leggendo quello che postano, guardando ad esempio le storie, insomma, i commenti e quant'altro. Ci rimango molto male per questa competitività che hanno, perché io sinceramente non sono così e non vedo queste persone come competitors, le vedo più come colleghi e fra molte virgolette amici, perché non li conosco, cioè molti di questi non li conosco nel personale, non so realmente come siano, però quello che fanno magari su YouTube mi piace, lo apprezzo, cerco di sostenerlo guardando i video, mettendo mi piace, seguendoli sui social, insomma, a volte se c'è un video in particolare che mi è piaciuto cerco di ripostarlo, di darvi visibilità, insomma, se una cosa mi piace cerco di farla sapere agli altri e non dico che gli altri debbano fare altrettanto con me perché non è quello il motivo per cui lo faccio. Però se tipo in un video, in una diretta su Facebook, io sento una persona dire: "Ah, mi piace il canale di Donatella, è una bellissima persona", e quant'altro, e poi quando io scrivo a questa persona, questa non mi risponde, non mi considera, io ci rimango oggettivamente male. E non capita soltanto con una persona, ci sono diverse persone qua su YouTube che parlano magari anche di libri che spesso magari mi citano, dicono: "Ah, ciao Cibi, ah, sei una persona bellissima", oppure quando hanno occasione mi taggano o mi mettono nei tag dei loro video, ma poi di persona nella realtà non mi rispondono ai messaggi, non mi scrivono. Non so come spiegarlo. Sembra che io ci rimanga più male del dovuto ed è probabilmente così, perché sono una persona molto sensibile. Chiunque ci rimarrebbe un po' male, perché se tu dici: "Ah, sei una bellissima persona, però poi non mi vuoi veramente conoscere, ma usi soltanto il mio nome per farti, tra virgolette, pubblicità o valla a capire che cosa", cioè, è strano. Vabbè, andiamo avanti. Proseguo col correttore, utilizzo il Naked Skin, è abbastanza aranciato, lo utilizzo soltanto nella parte interna per correggere appunto le occhiaie, e poi vado ad illuminare con il Dior Skin Forever. Questo correttore l'avevo visto da mia sorella, l'avevo provato da lei perché abbiamo la pelle più o meno simile, lei ce l'ha un pelo più chiara della mia. Però mi era piaciuto molto il suo correttore, quindi l'ho preso anche io. C'è da dire che io sono abbastanza sfortunata in fatto di amicizia, perché tutte le volte che magari prendo coraggio e scrivo a qualcuno, perché ho sempre il terrore di disturbare qualcuno, di dar fastidio, vanno a capire, perché vedete, sui social magari hanno una faccia e poi nella realtà un'altra, e io in generale non mi considero nessuno, quindi ci sta. Però tutte le volte che mi convinco a fare qualcosa, a scrivere a qualcuno, in generale, quando mi decido a investire in una relazione, rimango spesso delusa. Non mi sento apprezzata per quello che sono realmente. Non sento di essere trattata come dovrei. So che può essere un discorso un po' presuntuoso da parte mia, però io non chiedo la luna, sia chiaro. Ma semplicemente tipo, che ne so, quando è il mio compleanno che qualcuno mi faccia gli auguri, oppure se mi succede qualcosa di bello poterlo condividere con queste persone e viceversa. Se dovesse capitare un momento di difficoltà, magari mi aspetto che questa persona non sparisca. Non chiedo attenzioni speciali, sia chiaro. Il minimo indispensabile, mi verrebbe da dire. E purtroppo per molte persone anche questo minimo indispensabile è troppo. E va bene, ogni persona è diversa, ogni persona dimostra l'affetto in maniera differente, però ci sono anche dei chiari segni di menefreghismo spesso.
Non voglio parlarne, tornarci sopra, però quando quest'estate è morto mio nonno ed è morto il mio gatto, io sono rimasta veramente da sola. Sapevo di essermi dimenticata qualcosa, non ho qua con me la cipria, quindi la metterò dopo. Comunque metto in genere solo un velo leggerissimo di cipria nella zona del contorno occhi. Adesso metto questo blush che è abbastanza freddo e secondo me si sposa bene con il trucco. Ed è Mocha di MAC. E matte io in genere ne metto veramente poco, anche perché non mettendo il fondotinta. Sapete che a me piace far respirare la pelle. In genere il fondotinta lo metto soltanto nelle occasioni un po' più speciali, diciamo. Ecco, sabato 14 è stato l'anniversario mio di Mr. Chibi. Abbiamo fatto 10 anni insieme. È stato molto molto bello. In quell'occasione mi sono messa in tiro, ho messo una foto su Instagram. Se siete curiosi, vi lascio il profilo in descrizione. Comunque mi trovate come Cibis The Way. Mi ha aiutato a truccarmi mia sorella. Mi ha fatto un sacco piacere perché, cioè, da una parte mi ha fatto strano perché di solito mi trucco da sola. Quindi lasciare che sia qualcun altro a truccarmi è stato molto strano. Però è stato bello. Poi mi è piaciuto molto il trucco che mi ha fatto perché era uno smokey sul marrone, quindi esaltava tantissimo il colore dei miei occhi. Ed era un trucco naturale, però glam, cioè mi piace definirlo così. Poi mi ha fatto anche i capelli. Mi sono sentita proprio una principessa quel giorno. Mi è piaciuto, è stata un'esperienza molto molto bella. L'illuminante che sto utilizzando è Obsessed, vabbè, quello lì di Nabla. Io lo trovo un po' deludente. Ho un altro illuminante di MAC, che al momento ha mia sorella, ovviamente. Che è molto più strong, più definito, non lo so. Ne basta pochissimo ed è favoloso. Questo mi. Metto il gel alle sopracciglia, il Ready Set Brow di Benefit. Comunque volevo ringraziarvi perché in tanti mi avete fatto gli auguri. Intanto, visto che mi sono già sporcata con il mascara, te pareva? Dopo vado a togliere. Comunque mi avete fatto in tanti gli auguri per l'anniversario. Mi ha fatto un sacco piacere. Ha fatto piacere anche a Mr. Cibi, anche se è rimasto nell'ombra come sempre, un po' come Batman. Però siete stati dolcissimi, mi ha fatto un sacco piacere. Io alla fine, cioè, sono un'estranea per voi, quindi tutto questo affetto mi ha fatto molto molto piacere. Siete sempre molto carini. Il rossetto che ho messo è di Urban Decay ed è Rush. È un rossetto abbastanza naturale, tipo il colore delle mie labbra, leggermente più scuro e freddo. E boh, secondo me si sposa bene con il trucco. Mamma mia, mi sembra di aver parlato per mezz'ora e probabilmente ho parlato per mezz'ora. Avevo però voglia di fare due chiacchiere con voi. Questo è il look finito. Mi sento molto scema a fare queste cose perché non sono capace, lo sapete, però mi fa piacere truccarmi, cioè mi sento bella e soprattutto con questo trucco occhi penso che mi rappresenti, tra virgolette, molto. Cioè, ci sono colori sul lilla. Spero di non avervi annoiato troppo con questo video. Fatemi sapere, mi raccomando, qua sotto nei commenti che cosa ne pensate anche del trucco e soprattutto qual è il look che preferite per voi stessi. I colori che secondo voi si abbinano meglio con il vostro incarnato, i vostri occhi, insomma, quelli che vi fanno stare bene. Spero che il video vi sia piaciuto e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!